Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's Going Down to Bike Show. It's not only a show. All the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting over, no getting over, just no getting over you. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back. Parlando di manager, andiamo a vedere lo speciale col Team Idea 2010. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad, da scaricare su iTunes. Qual è il ruolo del team manager, soprattutto nell'ambito di un'associazione sportiva dilettantistica? Bene, il ruolo del team manager effettivamente è un ruolo abbastanza importante per un punto di vista e da un'altra parte è un po', tra virgolette, chiamiamolo marginale, nel senso che il team manager fa un po' il ruolo del lavoro prima delle competizioni, prima delle gare. Il team manager inizia quando finisce la stagione e incomincia il team manager a lavorare per gli obiettivi della stagione successiva. Quindi diciamo che è un ruolo molto, molto invernale, dove si inizia chiaramente ad avere a che fare con gli sponsor prima per capire chiaramente dove si può arrivare al livello della squadra, i corridori, quanti corridori si possono avere. Il manager poi ha relazioni con gli organizzatori delle gare e il suo ruolo principalmente è quello di creare contatti con gli organizzatori, iscriversi alle gare, appunto avere questi contatti per vedere se si riesce a fare una corsa a tappe, e avere contatti con gli enti federali, perché anche la federazione ha un ruolo importante nell'ambito soprattutto sportivo, dilettantistico e quant'altro. Quindi, diciamo che il ruolo del team manager è un ruolo abbastanza complesso, che va al di là dell'ambiente tecnico, perché il team manager può essere un ex corridore come sono io, oppure può essere anche un signor nessuno che però ha molte ambizioni manageriali e quindi cerca di mettere in pratica quelle che possono essere le sue esperienze, magari pregresse. Ragazzi, un attimo di attenzione per favore. Siete in 10 qua e dovete correre a coppie oggi, mi raccomando. A coppie significa che se ne vogliono sempre due in ogni azione. Ballerini e Coffinardi, per esempio, è una buona coppia. Coffinardi vede sempre le fughe, Ballerini anche, quindi non è un problema. Sarete sicuramente una delle squadre marcate a vista, perciò sicuramente sarete controllati da parte di tutti. Ripeto, in due alla volta dentro alle azioni. Ragazzi, aiutatemi, tirate, fate, non è un problema. Poi dipende, ci sono delle gare dove magari il direttore sportivo non c'è perché è assente, perché magari si fa una doppia attività. Allora io nella mia persona svolgo anche la mansione di direttore sportivo. In particolar modo si inizia a fare dalle prime gare, insomma, dove magari
all'inizio stagione si riesce a fare questo smistamento di attività, uno a destra, uno a sinistra. Allora durante la gara è bello, gli aneddoti sono belli perché inizia a squillare il telefono prima di uno, poi dell'altro. Oh, come sta andando? Sì, guarda, c'è una fuga di 10, noi non ci siamo, caspita, falli tirare. Insomma, diciamo che è un ruolo molto divertente, ci si diverte molto, chiaro, ci vuole veramente tanta passione, e quando si pensa che la passione sia a sufficienza per quello che uno sta facendo, non è mai abbastanza, perché comunque c'è sempre qualcosa dietro l'angolo che ti aspetta e che comunque ti induce a dire caspita, non starò mica sbagliando questa volta. Invece uno deve essere comunque tranquillo, deve star sereno, deve compiere le sue azioni con tutta la tranquillità di questo mondo, e sicuramente il lavoro prima o poi paga.